In Italia sono oggi allevati prevalentemente due tipi di maiale. Il primo, suino leggero, viene impiegato per la produzione di carne fresca e ha un peso che può andare dagli 80 ai 110 kg. Il secondo, suino padano pesante, è utilizzato per ottenere la maggior parte dei prodotti di salumeria e può raggiungere i 170 kg circa. Il suino padano pesante è caratterizzato da carni mature, sode, compatte, sapide, con buona colorazione del muscolo. Viene macellato non prima di 9 mesi dopo la nascita. Il grasso di copertura è consistente, di colore bianco o rosato, e permette, durante la stagionatura e l'eventuale cottura, lo svilupparsi di particolari aromi. Negli ultimi anni, la composizione delle carni dei suini pesanti è cambiata in modo significativo. L'utilizzo di regimi alimentari particolarmente ricchi di orzo, frumento e altri vegetali l'ha resa infatti povera di colesterolo e di grassi saturi. L'introduzione del mais, in particolare, ha assicurato la presenza all'interno della carne di principi antiossidanti naturali, come la vitamina C, che favoriscono la conservazione del prodotto durante le fasi di lavorazione. Questo è un mestiere molto faticoso e che dà delle soddisfazioni enormi, perché il nostro lavoro è di 365 giorni all'anno, anche 366 quando è bisestile. Però vedere, partire, creare una struttura, mettere degli animali, accoppiarli, farli crescere, è, per me è una gioia, è sempre stato da piccolo. Da bambino giocavo già, perché mio padre allevava maiali, li allevava mio nonno, e spero che continuino anche i miei figli a avere lo stesso amore che io ho per questi animali. L'affezione per gli animali è grandissima, perché ogni maiale, scusatemi un po' il paradosso, è come fosse un nostro figlio. Abbiamo impostato tutto dall'inizio, l'abbiamo seguito, lo amiamo e lo portiamo avanti. In questa azienda non esistono bastoni, gli animali non vengono picchiati, vengono sempre coccolati, chiamati, mossi con la voce. La violenza è bandita, perché è un nostro prodotto, il nostro risultato è questo. Questa è l'azienda agricola Speranza, che è una scrofaia di circa 1000 scrofe, specializzata nella produzione di lattoni che vengono prodotti fino a un peso di 25 kg, poi vengono ceduti agli ingrassatori per la seconda fase di la seconda e definitiva fase di ingrasso, per essere poi avviati alla macellazione. Questo è un settore di gestazione, queste sono delle gabbie singole in cui le scrofe permangono solo 4 settimane, dopodiché vengono raggruppate in gruppi omogenei e andranno in box multipli, in cui resteranno in attesa della loro gravidanza fino a una settimana prima del parto. La gravidanza delle scrofe è di 114 giorni, ovvero 3 mesi, 3 settimane e 3 giorni. Dopodiché hanno un periodo di allattamento, che normalmente è di 4 settimane, dopodiché i suini sono sufficientemente grandi e autonomi di alimentarsi singolarmente senza più bisogno del latte, e mamma e piccoli si separano. La mamma andrà nel settore di stimolazione per essere ricoperta, e i figli prenderanno la strada dello svezzamento, che verranno messi in gruppi dove saranno accresciuti per circa 70 giorni, fino ad arrivare a un peso in cui sarà possibile cederli agli ingrassatori, che li porteranno dopo 6 mesi a un peso che deve essere attorno ai 160 kg. La scrofa, una volta che viene svezzata,
normalmente dopo 5-6 giorni va in calore e inizia il nuovo ciclo riproduttivo. Lo svezzamento viene sempre fatto al giovedì, perché giovedì più 5 giorni le fecondazioni si iniziano a fare al lunedì, al martedì, in modo da non essere l'azienda sovraccarica di lavoro durante il sabato e la domenica. E anche per un altro fatto essenziale, che le scrofe fecondate il lunedì e il martedì andranno a partorire il mercoledì e giovedì dopo 114 giorni, in modo che tutto il lavoro dell'azienda, per diciamo al 90%, si cerca di concentrarlo nei primi 5 giorni della settimana. Questi sono tutti animali ibridi di una, tra le, forse la più grande casa di ibridi italiana, che è un'azienda che va per la maggiore, perché seleziona i propri animali proprio in funzione del Prosciutto, Parma e San Daniele. Ecco, le scrofe oggi si sono improvvisamente svegliate tutte quante, perché il computer alimentare ha dato il via e sta distribuendo il pasto della sera. Quindi è l'unico momento in cui gli animali sono agitati, l'alimento scende nel trogolo, le scrofe vengono alimentate, tutto in automatico, tutto gestito da un computer, dove ogni animale ha la propria razione. Gli animali vengono alimentati due volte al giorno, al mattino molto presto, infatti il computer alimentare parte alle 4:30, in modo che alle 7, quando arrivano gli operai, gli animali hanno già mangiato tutti, sono tutti tranquilli e reati, perché come avete visto prima la fase del pasto è una fase molto agitata per l'animale, cioè il loro istinto si svolge tutto. Una volta mangiati gli animali diventano tranquilli, beati, e uno può controllarli, vedere, verificare se hanno mangiato tutto e cambiare le dosi, i pasti e tutto quanto. Il mangime non viene prodotto in azienda, ma viene acquistato da ditte mangimistiche, così le diete vengono controllate, vengono controllati i propri fabbisogni, i fabbisogni degli animali, e anche con controlli del sangue e tutto, si verifica lo stato di salute degli animali. E i mangimi che mangiano queste scrofe sono essenzialmente composti da cereali tutti prodotti naturali, mais, orzo, cruscani, soia. Questa è l'alimentazione, viene somministrata in forma liquida con un rapporto di 1 kg di mangime, 5 kg di acqua, con un rapporto di 5:1. Il computer alimentare funziona tutto completamente in automatico, basta impostare gli orari in cui si vuole distribuire il mangiare. Lui preleva dai silos esterni le farine, mangime composto dell'industria mangimistica, viene miscelato con l'acqua e poi viene distribuito con quantità esatte all'ettogrammo. L'abilità sta appunto nel centrare la giusta dieta negli animali, in modo che non siano grassi, perché il grasso anche agli animali fa male, non solo a noi, e non siano troppo magri da andare in carenza alimentare, per garantire il miglior fabbisogno. Ci sono delle curve di accrescimento per ogni stadio della gravidanza, perché per ogni settimana, praticamente tutti i giorni, viene cambiato il parametro di alimentazione, perché a inizio gravidanza occorre una certa dieta, metà gravidanza una certa dieta, solo negli ultimi 15 giorni la scrofa viene alimentata, diciamo, quasi a volontà, per dare il maggior peso possibile ai futuri suini che dovranno nascere. Se fosse alimentata
in eccesso prima farebbe solo grasso e i suoi netti, i feti sarebbero troppo piccoli. Qui siamo nel reparto maternità, qui è tutta una sequenza di sale parto, ce ne sono 14 in questo settore, ogni sale parto è da 12 posti perché si cerca di averle piccole perché siano meno disturbate possibile e di farle partorire possibilmente nell'arco di un giorno o due, in modo che poi i suoi netti siano tutti coetanei. Le scrofe dopo la loro gestazione arrivano in questi locali una settimana prima del parto, in modo che abbiano modo di adattarsi, di conoscere l'ambiente, a parte che per loro è rutinario quello, ma soprattutto per le primipare che non arrivano in un ambiente a loro sconosciuto, quindi hanno modo di conoscere l'ambiente e una settimana dopo normalmente partoriscono. E c'è tutta una cura particolare perché prima di essere introdotti in sala parto tutti gli animali vengono lavati, vengono puliti con shampoo e tutto, in modo che siano perfettamente puliti, che non contaminino con feci o cosa i suoi netti alla nascita. C'è tutta una preparazione pre-parto, il nido viene cosparso completamente di carta da giornali tritata finemente, in modo che sia come un letto morbidissimo, sia una vera e propria cuccia. Qui siamo nella sala parto dove stanno partorendo, oggi è giorno di parto e i parti vengono programmati, però vengono seguiti dall'uomo che entra qui piano piano, dolcemente, senza spaventare gli animali, a parte che gli animali sono tranquilli. Questo è un maialino che è nato stamattina, questo è un ottimo peso perché per la sopravvivenza vogliamo che i suoi netti alla nascita superino almeno un chilo due etti, più sono pesanti e meglio è, però tutto è anche in relazione al numero che ogni animale partorisce, perché covate troppo numerose porterà dei suoi netti troppo piccoli, però non siamo ancora riusciti a programmare il numero esatto, noi vorremmo tantissimo, però la natura al suo equilibrio e più di tanto non si può, ma normalmente con questa genetica riusciamo a superare i 12 e mezzo, 13 suini nati vivi e portarne 11, 11 e mezzo di media d'allevamento svezzati, perché purtroppo i primi giorni c'è un po' di mortalità dovuto nonostante tutte le cure e tutte le avvertenze, qualche animale, i più deboli, vengono sempre a essere schiacciati dalle mamme e i più piccoli, i più deperiti, normalmente fanno fatica a prendere la mammella, perché le mammelle sono il numero di 14, a volte le covate sono superiori e la competizione per arrivare al capezzolo è grande e anche qui la legge della giungla ha la sua valenza. Una cosa singolare di ogni animale è che il capezzolo conquistato il primo giorno di vita verrà mantenuto per tutta la durata della lattazione e se uno andasse a numerare gli animali li vedrà sempre e poi sempre al medesimo capezzolo. E le mammelle più verso il torace, verso la testa, sono quelli più ricchi di latte, mentre quelli a valle sono quelli più poveri, gli scartini si trovano sempre in fondo. Questa può essere la differenza fra due fratelli, tra il fortunato e robusto che ha preso il miglior capezzolo vicino alla mamma, alla testa della mamma, e questo ha preso l'ultimo capezzolo in fondo, quello con meno latte. Guardate che differenza che può esistere tra il forte e il debole. Noi sovente a metà lattazione
togliamo i due o tre che noi chiamiamo in gergo i fioroni, quelli più belli, e questi che sono già autonomi vengono svezzati anticipatamente. Il suo capezzolo, che è libero, verrà preso da questo che è più piccolo e questo recupererà parecchio. Non che arriverà al peso di quello, ma in una settimana recupererà parecchio. La funzione della luce serve perché è una fonte di calore, perché loro si raggruppano sotto la lampada, normalmente c'è la temperatura di 37 gradi, questo è importantissimo per l'inverno. Adesso vediamo gli animali che sotto la lampada la fuggono perché siamo in pieno caldo, se no per 10 mesi all'anno vediamo tutti gli animali che vanno a dormire sotto la lampada al caldo, perché sono animali giovani, hanno poca setola, non hanno difese da grasso o niente, quindi sono molto molto sensibili al freddo. Neanche non possiamo tenere la temperatura delle sale parto troppo alte, se no le mamme ne soffrirebbero, perché se i 37 gradi sono ottimali il primo giorno, oltre i 22 è uno stress per la mamma, quindi ci vuole una fonte di calore localizzata, mentre l'ambiente si cerca di tenere alla temperatura ottimale. Questo per l'inverno. Per l'estate abbiamo impianti di raffrescamento con ventilazioni e tutto, non siamo una vera e propria aria condizionata perché i costi non sarebbero possibili, però si fa tutto quello che si può nell'ambito dell'economia per dare il miglior benessere possibile ai nostri animali. Anche per questi ci sono dei mangimi appositi per loro, a base sempre di cereali, ma soprattutto latte, mangimi molto sofisticati, perché è come un neonato, ma un bambino che ha bisogno delle sue pappette, quindi dobbiamo garantirgli tutti i fabbisogni che lui ha bisogno. L'allattamento non viene protratto più oltre le 4 settimane, perché la scrofa andrebbe a deperire troppo e non si raggiungerebbero i famosi 2,5 parti all'anno che sono desiderati. Le famiglie devono essere mescolate per questioni di numeri, però è importante di mescolare suini vicini della stessa stanza, perché abbiano lo stesso odore, così la competizione è minore. Questo è un suino di 18 giorni che la prossima settimana, prossimo giovedì, verrà svezzato, ed è circa un maiale di circa 6 kg, questa è la performance loro. E come sono già abituati a mangiare, mangiano già mangime e ancora latte, in modo che da essere già abituati il giorno in cui saranno separati dalla mamma a essere autosufficienti e non avere problemi. Questi sono i suini che sono stati svezzati ieri, vengono messi qui a 2 covate, sono ogni gabbia ha i suini di 2 mamme, perché praticamente questo è il gruppo che poi seguirà nella vita. Vengono lasciati ancora 4 o 5 giorni qui fino a lunedì prossimo, in cui partiranno per andare allo svezzamento, in modo che lo stress di non sommare 3 stress contemporaneamente sul netto: la perdita della mamma, la perdita del latte, la perdita della casa, lo stress del trasporto, una somma di troppi stress, non giova al loro benessere. Allora questo viene suddiviso in fasi, cioè uno stress è già perdere la mamma, però almeno non perdere il loro habitat naturale, il loro ambiente. Questi sono tutti i suini che lunedì partiranno, andranno negli svezzamenti. Praticamente tutte le settimane partono 500 suinetti nati nella stessa settimana, in modo da avere il più possibile
un prodotto omogeneo. I suini vengono castrati al secondo giorno dalla nascita, piccolissimi. Abbiamo le donne addette alla sala parto, hanno preso una tecnica particolare che prendono il suinetto così sotto un braccio, con un solo taglio tolgono i testicoli, vengono disinfettati. Una volta si castravano a 20 giorni, 30, oggi si castra il secondo giorno perché c'è meno stress, è più facile, la manualità meno faticosa, c'è meno perdita di sangue. È una tecnica che eravamo scettici, però funziona molto molto bene. Adesso qui siamo nella fase terminale dell'ingrasso dei maiali, in cui abbiamo la presenza di maiali che pesano dai 155 ai 170 kg, vale a dire sono maiali che sono al termine della carriera riproduttiva. Sono finiti, hanno lo strato di copertura di grasso ideale per poter essere macellati. Questo avviene di solito dopo 6 mesi di permanenza nei capannoni da ingrasso, che sono questi capannoni in cui il maiale arriva a un peso medio di 30 kg, 27-30 kg, viene alimentato 2 volte al giorno con questi impianti di alimentazione automatizzati, a bagnato in questo caso, e dopo 6 mesi di ingrasso, 180 giorni di permanenza media in allevamento, con il raggiungimento del peso di 160 kg, possono venire macellati. Lo spazio necessario per i maiali è, per legge, e per ottenere un buono sviluppo, per evitare fenomeni di aggressività, hanno 18 cm di mangiatoia per maiale, 18 cm di larghezza per il maiale, e devono avere uno spazio minimo di 0,5 m² per capo presente, 1 m² nel caso del suino adulto. Quindi quando i suini arrivano ad un peso leggero di 30 kg, di solito riempiono il box in un numero superiore. Con l'aumento del peso vengono diradati in box da un numero medio 15-16 maiali per box. Come possiamo vedere, a fine dei 6 mesi sono 16 maiali. Inizialmente se ne possono anche inserire 18, lasciando al maiale stesso le condizioni di crescita e di benessere rispettate in ugual misura, perché il maiale è più piccolo, ha minore necessità di ricambio di ossigeno, di ricambio d'aria, e soprattutto per le dimensioni della mangiatoia, che sono sicuramente inferiori. Per evitare fenomeni di cannibalismo, di aggressività, il fatto fondamentale sarebbe quello di averli affratellati il più possibile, cioè provenire quantomeno dallo stesso allevamento. Una delle norme principali che si cerca di seguire sempre nei rimbasti, negli allevamenti di ingrasso, è quello di avere maiali provenienti dalle stesse scrofaie. Quindi, tipo l'allevamento che abbiamo visto prima, è un fornitore unico di suinetti di 35 kg che arrivano in questo allevamento fratelli, già affratellati nelle sale di svezzamento che abbiamo visto prima, e praticamente continuano la propria vita fino al peso terminale, rimanendo tra fratelli, tra consanguini e tra provenienza dello stesso allevamento. Questo è una delle caratteristiche fondamentali per poter ottenere un maiale che abbia una qualità della carne, soprattutto superiore alla media, in quanto si evitano i processi di stress delle carni, che sono le carni pallide, sudate, le PSE e le DFD, che sono 2 caratteristiche negative della carne, dettate soprattutto da condizioni di stress durante il periodo dell'ingrasso. I controlli sanitari mediamente su questi animali vengono controllati nella fase successiva all'arrivo, vale a dire dal giorno in cui arrivano, per una settimana, perché è il momento in cui il maiale può andare incontro a uno stress da trasporto, da viaggio, e quindi noi veterinari seguiamo con particolare interesse la prima settimana di crescita, di sviluppo all'interno dei capannoni dell'ingrasso, e salvo patologie, emergenze strane, si fanno delle visite rutinarie in allevamento, che possono avere una cadenza settimanale o quindicinale, per tenere sotto controllo lo sviluppo
di patologie che possono sempre insorgere, perché patologie respiratorie, patologie enteriche, digestive, bisogna sempre tenere sotto controllo con delle visite appunto scadenzate nel tempo. Altrimenti i maiali vanno per questi sei mesi con un'alimentazione che varia a seconda delle proprie delle esigenze, perché a seconda del peso bisogna adeguare anche una curva alimentare idonea. Sono maiali che per sei mesi crescono con una media di 6 etti e mezzo, 7 etti al giorno, per consentire nei 180 giorni di incrementare di quei 130-140 kg che mancano per fare il suino finale. Il suino viene prodotto 365 giorni all'anno con due cicli annuali, quindi il ciclo estivo e il ciclo invernale, in cui i maiali, praticamente il capannone viene utilizzato per sei mesi, e per come viene il tempo minimo di svuotamento di un capannone viene seguito da una fase di disinfezione, vuoto sanitario, per poi nel giro di 20 giorni avere una reintroduzione di nuovi animali provenienti sempre da scrofaie riconosciute, comunque dei nostri collaboratori. Però è un dato fondamentale che noi richiediamo, è appunto il vuoto sanitario, che è una metodica la più facile e la più semplice da eseguire, vale a dire lasciare gli allevamenti dopo lavatura e disinfezione vuoti per far decrescere la carica batterica tra un ciclo di ingrasso ed il successivo. Questo ci garantisce di avere una crescita corporale, un incremento medio giornaliero sicuramente superiore alla media, perché utilizziamo molto meno antibiotici.